Il settore immobiliare è certamente centrale all'interno dello sviluppo economico. Se guardiamo i dati del 2021, rispetto alla prospettiva di crescita del prodotto interno lordo, a fronte di una prospettiva di crescita di 6 punti percentuali per il 2021, quindi una prospettiva di crescita che è stata rivista al rialzo, finalmente vediamo all'interno di questa crescita una ripresa degli investimenti, che era una componente che ha sofferto. Le previsioni del nostro servizio studi per la crescita degli investimenti nel 2021 sono di oltre 15 punti percentuali, e se guardiamo la componente degli investimenti legata al mondo delle costruzioni, noi stimiamo una crescita di 20 punti percentuali rispetto all'anno precedente, anno molto buio sulla tematica delle costruzioni. Quindi questo è un settore che è importante che cresca, e soprattutto da parte delle banche è importante capirne le dinamiche, e quindi richiediamo anche grande trasparenza rispetto a chi è all'interno di questo settore. Ovviamente la federazione FIAIP, essendo espressione principale di quello che è l'intermediazione immobiliare in Italia, per noi oggi è un ottimo interlocutore anche per comprendere quelle che siano non solo le dinamiche di settore, ma anche quello che è la lettura futura di questo mercato, che è molto importante in Italia anche per la numerosità e per la propensione dell'italiano verso l'acquisto della casa.